Luigi Cibrario a sua volta interrompeva la sua storia di Torino, di Chieri o di Uselio. O alcun altro dei suoi molteplici lavori per unirsi alla conversazione degli amici. Goffredo Casale scompariva raramente, troppo preso dalla somma di lavoro che richiedeva la composizione del suo imponente dizionario geografico, storico e economico degli stati di Sua Maestà, che avrebbe portato a termine in 38 volumi, e rappresenta ancora oggi per gli studiosi di storia piemontese, sarda e savoiarda, pur con i dovuti controlli, una fonte interessante e preziosa. Bidone medico, Boucheron latinista con Peyronel si trovano invece al consueto appuntamento. Sempre la sua stecca da biliardo in mano e il sigaro in bocca, li accoglieva spesso all'Amati, che avrebbe voluto ritrovare nella vita degli uomini e degli stati quell'armonia, quella possente e regolata armonia che la affascinava sempre più mano a mano che si inoltrava nel mondo dell'architettura del Vitruvio. Molti del mondo studioso di Torino mancavano ancora l'appello del caffè Piemonte tra il 25 e il 30. Mancava Denina, Botta, Tenivelli, Collegno e altri che si erano compromessi nella politica, ma c'erano Federico Sclopis e Cesare Alfieri, non ancora portavoce, ufficioso di Palazzo Reale, ma attento registratore di impressioni e discorsi da trasmettere al suo principe come pubblica opinione. Di questi avventori, chi voleva rimanere ancora più tranquillo, non aveva che da attraversare la strada e portarsi a quello che era chiamato il Caffè del Silenzio, cioè il San Filippo. Lì uno, con una buona tazza di cioccolato davanti, pagata ben centesimi 25, nel silenzio generale dei gravi testoni chini sui giornali, poteva anche far testamento senza perdere il filo dei suoi legati. Ma meditava sui pochi giornali che la ripristinata censura lasciava passare, sui fatti italiani e mondiali di cui a spizzico si aveva notizia. La rivoluzione in Grecia, che mette in forza la Santa Alleanza per il diverso atteggiamento che assumono Inghilterra e Francia, toccate nei loro enormi interessi economici nell'Impero Ottomano. La ribellione delle colonie sudamericane alla Spagna, del Brasile al Portogallo. L'Inghilterra si oppone all'intervento della Santa Alleanza in America per timore che questa spazi la fitta rete economica dalla intesa in quei nuovi mercati già durante il periodo napoleonico. Ma che mondo, ma che incandescenza! Che nessuno riesca più a star quieto. Le notizie dalla Spagna e dalla Grecia interessavano allo stesso modo tante famiglie nobili, borghesi, piemontesi e non, perché molti compromessi del 21 erano andati a combattervi per la libertà. A Barcellona si erano persino costituiti battaglioni italiani, comandati da ufficiali italiani come Pacchiarotti, Ceppi, Bianchi. E combattono con molto onore fino a che giungono le truppe della Santa Alleanza comandate dal duca d'Angoulême. A sopraffarli, e da loro esulano in Inghilterra. A Torino, nei caffè progressisti, si accennava l'inno dell'esule, composto a Barcellona dal Montegge e musicato pure da un italiano residente colà. In Grecia erano andati Santa Rosa, Collegno ed altri. Poi si sparge la voce che Santa Rosa era morto da Prode, nascondendo la sua vera identità. Egli si era arruolato laggiù come semplice soldato,
arrivando a Ramingo dall'Inghilterra, vivendo fino in fondo il suo ideale, superando in dedizione gli stessi greci. Alfieri si commentava: è la fine che attende gli uomini del disordine. I moderati, i liberali, tacevano costernati per non compromettersi. Siamo nel 25 e Carlo Felice, che si sente effettivamente re solo dopo la morte del fratello, è tutto impegnato nella ricostruzione del più vecchio concetto di monarchia assoluta d'origine divina, come garanzia della sua legittimità e stabilità. E per mantenere più stretti legami col cielo, aveva imposto gli eserciti spirituali anche all'Accademia Militare e la partecipazione in massa alle processioni degli stessi allievi salmodianti. Il re personalmente era profondamente religioso e il suo sforzo ricostruttivo era scambiato per reazionarismo anche quando non lo era. Non si sussurrava al Fiorio che alla vedova della Ranieri, giustiziata per i fatti del 21, avesse restituito i beni confiscati dalla comunità.